la mia attività, questa attività è nata praticamente per caso, sicuramente non la giravo, ma io sono perito elettrotecnico, quindi nell'82, quando ho finito gli studi, sono andato a bottega da mio zio che girava. Noi siamo in effetti dei creatori di prodotti che devono in alcuni casi incontrare quello che è il piacere del pubblico, avere la possibilità di essere consumati anche in momenti diversi, essere trasportati, perché noi non vendiamo solo nel nostro negozio, siamo presenti praticamente in tutto il mondo, di conseguenza noi vogliamo che la nostra qualità, con le caratteristiche che ha qui per la persona che viene a comprare nel nostro negozio, le possa ritrovare a New York quando va a comprare in un negozio del nostro cioccolato. Mi sono fatto la mia Nutella, tra virgolette, e questa ha preso poi il nome di Giacometta, perché Giacometta è una maschera piemontese, moglie di Gianduia, e da lì è nata questo prodotto che, devo dire, ci dà grande soddisfazione. Utilizzando una nocciola pregiatissima come quella del Piemonte, io utilizzo peraltro e processo solo nocciola regina. La nocciola regina è un qualche cosa di eccellente oltre l'IGP, perché è una nocciola di altalane, quindi vuol dire che è una nocciola che nasce in collina e con delle caratteristiche completamente diverse dalle nocciole che nascono nelle zone più pianeggianti, pur essendo IGP.